Siamo in piena estate, ci si può permettere di starsene comodi e rilassati in spiaggia. Non è molto d'accordo su questa tesi il Codacons, che infatti ha stilato un decalogo per il buon comportamento sugli arenili. Molti infatti si comportano come se la spiaggia fosse di loro proprietà e gli altri non esistessero. E qualora qualche consiglio? Il telefonino? Brutta abitudine, anche perché al vicino di ombrellone sapere i fatti vostri non interessa. Se poi si vuole ascoltare la radio, fatelo con la cuffia. Schizzi e spruzzi, è meglio entrare in acqua con calma, ma se è proprio necessario correre all'impazzata, evitate di tuffarvi con dei tonfi, schizzando il vicino che cerca da ore di adattarsi alla temperatura dell'acqua. Doccia, non stare 10 minuti sotto creando code chilometriche, se siete sporchi lavatevi a casa o in albergo. Campo da calcio e castelli. La spiaggia non è un campo sportivo e la gente non è certo contenta di ricevere una pallonata in testa. Stesso discorso per racchettone e frisbee. Per il castello, evitare di occupare mezza spiaggia. E ancora, il mare non è una pattumiera. Evitare quindi di gettare le cicche di sigaretto o le carte di gelato in acqua, tra l'altro non è cibo per pesci. Infine, ricordarsi di tenere, se si ha, sempre vicino il vostro cane, possibilmente con guinzaglio.